Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di un rocambolesco furto, un colpo studiato nei minimi dettagli. È stato messo a segno nella notte nella ditta Orafa Jessica Jewels di Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. Ce ne parla Greta Settimelli. Hanno tagliato degli alberi e bloccato le vie di accesso, poi con un'auto utilizzata come ariete hanno sfondato la porta d'ingresso e si sono introdotti all'interno dell'azienda. Colpo questa notte alla Jessica Jewels, un'azienda che opera nel settore dei metalli preziosi e che si trova a Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno. Cose che ti svuotano, dopo tutte le difficoltà oggi per fare impresa, che esistono in Italia, perché in Italia oggi fare impresa è diventato un'alchimia. Poi quando succedono questi sinistri qua, tolgono oltre che i capitali dentro le aziende, tolgono anche la forza, la voglia. A parlare all'esterno dell'azienda è l'amministratore delegato Marco Benedetti, ancora scosso da quanto accaduto durante la notte. I malviventi, oltre ad aver messo i grossi tronchi di albero come sbarramento nelle vie d'accesso, hanno anche tagliato i fili dell'illuminazione esterna e girato verso l'alto le telecamere di sorveglianza. Il colpo è stato messo su alla perfezione da gente che è esperta. Qui io, secondo me, non è il primo che viene fatto ad Arezzo e io mi auguro che sia l'ultimo, ma ho il presagio che non sarà l'ultimo. Una volta all'interno sarebbero stati almeno in tre a volto coperto, secondo le prime indiscrezioni, hanno fatto saltare in aria la cassaforte e portato via i preziosi. Il bottino rimane da quantificare, il valore sarebbe di alcune decine di migliaia di euro. Qui siamo di fronte di nuovo a una nuova ondata che andrà, a mio avviso, in qualche modo fronteggiata, senza aspettare che poi questo risucceda di nuovo. Ancora cronaca, paura in centro ad Arezzo per il crollo di una impalcatura, è stata sfiorata la tragedia. Vediamo. È un vero e proprio miracolo se nessuno si è fatto male per quanto accaduto oggi in pieno centro ad Arezzo in piazza San Giusto. Improvvisamente è crollata un'impalcatura di un'abitazione privata. La causa scatenante sembrerebbe essere stata il forte vento. L'impalcatura è crollata sulla piazza portandosi dietro una colonna di cemento che è caduta assieme al resto sui tavolini di un bar che si trova sotto l'abitazione. Il bar in quel momento era aperto al pubblico. Lei è la titolare del bar alla piazzetta? Sì. Ci racconta cos'è successo? Niente, all'incirca erano 1:10 quando mi sono affacciata alla soglia del locale e ho visto precipitare tutta l'impalcatura di sotto. Fortunatamente non c'era nessun cliente, anche perché mi è giù un bel colonnino di cemento intero e queste parti. Lei dove si trovava? Sulla soglia della porta, quindi ho visto precipitare tutto di fronte a me, a lato, sopra i tavolini. Ecco, diciamo che è andata parecchio bene. Molto bene, molto. Nessun ferito, dunque la strada è stata chiusa al traffico e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano su quanto accaduto. Nuovo caso di legionella ad Arezzo dopo i due casi di legionellosi in persone che si erano operate all'interno di cliniche private proprio nell'Aretino con 3 decessi finora noti. Questa volta il batterio è stato trovato all'interno della sede aretina di Estra. Chiusi spogliatoi, mensa e bagni annessi che si trovano proprio nella sede di via Igino Cocchi. Il batterio è stato trovato durante i vari controlli programmati. A quanto risulta, anche gli ultimi campionamenti, il batterio della legionella è ancora presente. Fortunatamente però non si segnalano al momento persone contagiate. Parliamo ora di disagio giovanile perché l'assessorato alle politiche sociali e quello alle politiche giovanili del Comune di Arezzo hanno unito le forze per aumentare le risorse da mettere a disposizione per la programmazione di interventi a sostegno delle gravissime povertà e delle azioni di prevenzione dedicate ai giovani. Vediamo. Le situazioni si affrontano, uno, con la presenza continua in strada, nei luoghi di aggregazione dove stanno con degli operatori esperti su queste tematiche e con dei peer educator
che aiutano gli operatori esperti. DOG, dentro l'orizzonte giovanile, è un gruppo di operatori di strada che da anni, anche durante la Movida, va in aiuto dei ragazzi lì dove sono, appunto spesso proprio nelle strade. L'intervento nostro si concentra prevalentemente sul binomio alcol-guida e la particolarità dei nostri interventi è che abbiamo all'interno degli interventi dei peer educator, ossia ragazzi più giovani, quindi 17-19 anni, sono stati formati da noi e che ci accompagnano nei turni notturni. Sicuramente il messaggio che viene trasmesso da ragazzi più piccoli ai loro coetanei è molto più efficace rispetto a quello che trasmettiamo noi. A sostegno dell'associazione adesso arriva l'amministrazione comunale, l'assessorato alle politiche sociali e quello alle politiche giovanili hanno unito le forze per aumentare le risorse da mettere a disposizione per la programmazione di interventi a sostegno delle gravissime povertà e delle azioni di prevenzione dedicate ai giovani, 50.000 euro in totale a favore dell'associazione. È un investimento che parte dal presupposto che le parole importanti, le azioni sono tre: la presenza, la conoscenza e la chiarezza. Abbiamo quindi definito un progetto di continuità dell'unità di strada nel nostro territorio, nella nostra città, diffusi tutti i fine settimana, nella necessità di monitorare ma soprattutto di accompagnare. Tutto questo separando però il mondo in due parti: da una parte chi ha in qualche modo bisogno di una presenza costante, di un aiuto, di un supporto, di un confronto, di una conoscenza più approfondita, e dall'altra parte invece chi delinque. In più abbiamo questo bellissimo report che verrà diffuso e che testimonia tutta l'attività dell'anno 2022 con tanti spunti importanti che è giusto divulgare, perché spesso e volentieri si fa una narrazione completamente sbagliata di quello che è il mondo giovanile ad Arezzo. Ovviamente qui non c'è scritto che tutto va bene, ma nemmeno che tutto va male. Il lavoro svolto con i ragazzi da DOG è in piena collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale. Con gli operatori di strada si può raggiungere e avere una comunicazione con tutto il disagio giovanile che si sta affrontando affinché i giovani imparino a divertirsi. E adesso spostiamoci in Val di Chiana, una netta inversione di tendenza per i matrimoni civili celebrati nel comune di Castiglion Fiorentino, che nell'arco degli ultimi 3 anni ha più che raddoppiato i matrimoni grazie alla possibilità riconosciuta alle strutture private di poter accogliere questo rito civile. A fotografare la situazione è il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, con delega anche al turismo. I dati che emergono sono sempre in crescita, sempre più italiani provenienti da altre città toscane come Arezzo, Firenze o altri paesi limitrofi scelgono Castiglion Fiorentino per il loro giorno più bello, ma anche tanti stranieri. Rispetto al 2021 si registra un più 20% che si attesta a poco meno del 50% in più rispetto al 2018. E restiamo in Val di Chiana perché c'è stato il taglio del nastro questa mattina al canile dell'Ossaia di Cortona con i sindaci dei 15 comuni aretini e senesi che fanno parte della nuova gestione associata. Gli ultimi interventi eseguiti sono stati possibili grazie ad un finanziamento di 120.000 euro e segnano l'avvio di una fase di collaborazione fra i comuni della Val di Chiana aretina e quelli della Val di Chiana senese. Quello di Ossaia è diventato il canile rifugio di un territorio ancora più ampio. La gestione resta però confermata all'associazione Etruria Animals. Tutti i cani smarriti nei territori dei 15 comuni della Val di Chiana aretina e senese, dopo il passaggio nel canile sanitario intercomunale che si trova a Torrita di Siena, qualora sprovvisti di chip, vengono portati nella struttura cortonese. E torniamo ad Arezzo perché il Comune di Arezzo, in collaborazione con il CUPLA, ha organizzato un corso di formazione digitale per i pensionati. Vediamo. Si parla di età libera e l'età libera per questa amministrazione è un'età indipendente e autonoma, e ovviamente età libera significa poter usufruire delle proprie conoscenze per poter essere appunto indipendenti e creare il proprio percorso digitale. Dopo i nonni digitali arriva un'altra iniziativa per la terza età, un corso di formazione digitale organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con il CUPLA, il coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo.
autonomo. La finalità è quella di accompagnare nella transizione digitale gli anziani che vogliono approcciarsi al mondo informatico che li circonda in maniera più consapevole e utile. È la prima delle tre giornate di formazione che fa parte di questo nuovo progetto che abbiamo chiamato Ambasciatori Digitali. Questa volta abbiamo alzato l'asticella perché, oltre che ad insegnare tutto quello che è più immediato, più facile, più quotidiano di tutto quello che riguarda la transizione digitale, abbiamo anche l'ambizione di credere che questi ambasciatori portino tutto quello che hanno imparato anche ai propri associati, ovviamente in maniera del tutto gratuita e volontaria. A far parte del CUPLA sono 8 associazioni nazionali dei pensionati. Il corso di formazione digitale è riservato ad alcuni dei loro rappresentanti ed è organizzato in 3 appuntamenti, ognuno dei quali dedicato ad un tema specifico. Questo comporterà che cosa? Per noi anziani, diciamo, un percorso meno burocratico che dobbiamo imparare noi e il prossimo futuro, chi verrà dopo di noi, per iniziare un percorso diverso, per avere quelle notizie necessarie, va bene, per stare a casa e non andare sempre in qualche modo negli uffici burocratici. Martedì 14 marzo alle 18 a Palazzo Fossombroni in piazza San Domenico ad Arezzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla medicina di genere. L'evento è promosso dal Centro Antiviolenza Pronto Donna con il patrocinio dell'assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo e vedrà la partecipazione di vari relatori e sarà moderato dalla giornalista Enrica Cherici. Ed è stata presentata questa mattina la 18ª edizione della stagione concertistica internazionale della Fondazione Ivan Bruschi. I migliori talenti musicali in città per la stagione concertistica internazionale della Fondazione Ivan Bruschi, che quest'anno spegne 18 candeline. La Fondazione è la casa delle meraviglie, la casa dell'antiquariato, però è uno strumento culturale polifunzionale, quindi la stagione concertistica per noi è diventata ormai una tradizione, ha un pubblico ormai affezionato e rappresenta un appuntamento indissolubile ormai. Dal 30 marzo al prossimo 29 giugno le sale della Fondazione Ivan Bruschi nel cuore del centro storico aretino ospiteranno 6 concerti che come da tradizione porteranno in città altrettanti giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Li andiamo un po' a cercare, nel senso che sono fuori dal giro concertistico normale classico italiano, perché hanno vinto spesso e volentieri da pochissimi mesi. Andiamo direttamente alla fonte perché penso che portare ad Arezzo dei talenti nuovi sia molto importante per il pubblico e dia un grande valore alla stagione. Ad aprire il festival Fedor Rudin, violinista pluripremiato a livello internazionale. Ha studiato con i più grandi maestri come Zakhar Bron ed altri grandissimi e è stato vincitore dei più importanti concorsi internazionali, ricordiamo il Paganini, ha vinto l'Enesco, l'Henri Marteau in Germania e è stato per 3 anni la spalla dei Wiener Philharmoniker. Con il biglietto del concerto sarà possibile anche scoprire la mostra in collaborazione con la Fondazione Alinari e quella sulle banconote della Shoah ospitate all'interno del museo. Nuovo appuntamento martedì 14 marzo del ciclo di conferenze istruzione e scuole in Arezzo dal Medioevo all'età contemporanea organizzato dalla Società Storica Aretina con il patrocinio del Comune. Alle 17.30 all'Auditorium Ducci di Via Cesalpino Mara Pepi parlerà sul tema l'istruzione prescolastica dagli asili nido alle scuole dell'infanzia. E prosegue la stagione teatrale del Masaccio di San Giovanni, scena ieri sera Dario Ballantini con lo spettacolo Ballantini e Petrolini. Vediamo. A me mano la lascia perdere perché puzza e puzzo forte. Quando mi scappa a me può scappare pure a tutti gli altri. Gigi il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Sai che mio figlio cammina già da 2 mesi, dico sarà arrivato a Torino. Questo è buono, questo è buono. È il trasformista di Striscia la Notizia, Dario Ballantini, a far rivivere i personaggi creati dal grande comico nato a fine 800, Ettore Petrolini. Siamo
un radiotelegramma, sono un uomo di Istanbul, sono un parasole, se voi non mi capite, sono la polmonite, sono un uomo dei più cretini, sono Petrolini, se vivessi io sperando, morire cantando. Petrolini, oltre ad essere appunto stato un comico innovativo, eccetera, si truccava anche con trucchi rudimentali e mi ha sempre attratto, quindi si può parlare anche nel suo caso di trasformismo. Lo spettacolo Ballantini e Petrolini è arrivato sul palco del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Un po' più emozionante il teatro, perché comunque c'è il pubblico lì davanti e insomma sono anche concentrati in maniera diversa. La TV, essendo fatta specialmente la mia un po' in strada, c'ha un po' quella velocità dell'usa e getta che comunque tiene conto anche del pubblico, perché poi nelle piazze, nelle strade qualcuno c'è sempre lì che ti vede come se fosse un pubblico, ma mai come diciamo la sacralità del teatro. L'artista livornese ha così portato a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile. Se ci avete qualche parente in galera, se qualche marito vi ha fatto una marachella, io lo so! Io so tutto, tocco tutto, scombiscio tutto. Il lavoro di ricerca dei trucchi e costumi originali ha restituito l'atmosfera pioneristica di questo genio assoluto. Tra un personaggio e l'altro, Ballantini si è truccato a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali. Ancora un appuntamento culturale, un fuori stagione all'insegna della grande comicità italiana, in programma lunedì 13 marzo alle ore 21 al Teatro Virginian, dove approda Nino Formicola, protagonista di una serata talk dal titolo 50 anni di carriera e non sentirli. Un appuntamento unico del suo genere che porterà ad Arezzo uno degli artisti che più hanno lasciato un segno nella storia del cabaret nostrano, dividendosi tra televisione e teatro. E adesso passiamo alla pagina sportiva, perché domani l'Amen SBA torna al Palasport Estra contro il Lucca. Vediamo. La SBA torna al Palasport Estra contro il Lucca con tanta voglia di riscatto. L'appuntamento è per sabato 11 marzo alle 19, quando l'AME Scuola Basket Arezzo scenderà in campo contro il Basketball Club Lucca, che nelle ultime 5 giornate ha conosciuto solamente vittorie. Di contro l'AME ha assoluta necessità di lasciarsi alle spalle la partita di Altopascio per mantenersi alle spalle delle formazioni che si giocheranno la promozione diretta nel campionato interregionale. Lucca ha dato fiducia in panchina al giovane Nalin, che con il passare delle giornate ha saputo trasformare la formazione biancorossa. Il miglior realizzatore è l'ala Simonetti, con oltre 15 punti a partita, ma anche altri 4 giocatori viaggiano oltre la doppia cifra di realizzazione: Del Debbio, Burgalassi, Tempestini e Lippi. E Carlo Barbagli è il nuovo presidente dell'US Castiglionese. Questa mattina la presentazione ufficiale alla presenza, tra gli altri, di parte dell'organigramma della società. Affronto questa nuova sfida con tanta emozione, ha detto Barbagli durante la conferenza stampa di presentazione. Per me è stato un privilegio accettare questo ruolo, che peraltro non avrei mai immaginato di poter ricoprire, ma ho accettato volentieri perché è un modo per ringraziare la comunità castiglionese che mi ha accolto a braccia aperte. Carlo Barbagli, classe 1963, aretino di nascita, è approdato a Castiglion Fiorentino nel 1983 e da allora ha costruito la sua attività di agente immobiliare, aprendo un punto sia nella città della Torre del Cassero che ad Arezzo. Un ringraziamento particolare ad Andrea Sereni, presidente uscente, per la dedizione con cui si è dedicato all'US Castiglionese in questi anni, appunto, concluso Barbagli. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.